Buongiorno a tutti, sono Chiara Guglielmini di Revi System e vi do il benvenuto al webinar di oggi dal titolo Come mettere al riparo i documenti commerciali da virus e CryptoLocker con Mor CRM. I relatori saranno Davide Rovesti e Lenny Guglielmi di Revi System. Prima di iniziare vi do soltanto alcune informazioni logistiche. Vi abbiamo disabilitato i microfoni per evitare rumori di sottofondo. Potete comunque utilizzare la chat per comunicare con noi anche durante il webinar. Alla fine è prevista una sessione di domande e risposte durante la quale possiamo dare appunto riscontro a tutte quelle che sono i vostri eventuali dubbi o richieste di chiarimento. Passo quindi subito la parola a Davide Rovesti. Buongiorno, io sono Davide Rovesti, responsabile della divisione Business Solution di RV System. Questo mio primo intervento serve semplicemente per ricordare, approfondire quelli che sono i rischi e i motivi per cui i virus come CryptoLocker sono così diciamo, pericolosi e così nefasti per le infrastrutture aziendali. CryptoLocker è un virus che è un Trojan comparso nel 2013, che praticamente opera attaccando il computer dell'utente e andando a criptare tutte le informazioni contenute sia nel computer dell'utente che nei server a cui quest'utente è diciamo, autorizzato a collegarsi. Per diciamo, attaccare i server però utilizza il protocollo legato al file system, quindi ONFS o CIFS. E in funzione proprio delle permission dell'utente, più l'utente ha accesso a file, a informazioni, a documenti, più gli effetti del virus sono devastanti perché possono andare a compromettere una gran fetta del patrimonio informativo aziendale. Dopo aver criptato i documenti, quello che solitamente questo genere di virus fa, richiede un riscatto, da qui il nome ransomware. Per cui l'azienda, se vuole riaccedere ai propri documenti, deve sostanzialmente ha due opzioni: o paga il riscatto e quindi fa un versamento come viene richiesto, oppure deve poter accedere ai propri backup e fare un restore, un ripristino di tutti diciamo, i file infettati, in quanto non vi è modo sostanzialmente di riottenere il contenuto accessibile come era originariamente. Vediamo quali sono la classica modalità, il modo più, diciamo, più normale che utilizzano questi virus per poter accedere alle infrastrutture aziendali. Classicamente viene mandato un'email, molto spesso questa email proviene ovviamente fittiziamente, ma da indirizzi conosciuti, quindi possono essere mail di banche, possono essere mail di corrieri oppure mail di clienti in cui viene ricordata che è una fattura in scadenza, quant'altro. All'interno di queste mail è contenuto un link. Questo link in realtà va a scaricare attraverso un protocollo sicuro HTTPS e questo mette un po' in difficoltà tutti i vari filtri che possono essere messi dalle aziende. Va a scaricare un file eseguibile. L'utente non riconosce la minaccia e quindi attiva questo software sul proprio PC. A questo punto il software inizia a criptare quello che trova all'interno del PC, ma questo non sarebbe neanche a livello aziendale un grandissimo danno, ma soprattutto attacca tutto quello a cui il PC è collegato a livello di file system. E quindi si trasferisce all'interno dell'infrastruttura server aziendale e inizia a criptare tutti i documenti che trova. In realtà i dati commerciali, che sono estremamente importanti, ma sono solo una fetta dei possibili obiettivi di questo virus, che in realtà non ha obiettivi particolari, ma lui cripta tutto quello che trova. Uno degli elementi che rende assolutamente complesso dal punto di vista degli antivirus bloccare queste minacce è che in realtà il software con cui il virus è composto è estremamente comune, nel senso che software dotati di logiche di criptazione fanno parte ormai di qualsiasi programma che voi potete trovare all'interno di un computer. E in realtà sono estremamente semplici questi virus qua e quindi ne vengono diciamo, continuamente rinnovati, quindi gli antivirus a volte fanno fatica perché ne continuano a uscire versioni differenti. Il risultato è sempre quello, però fisicamente il file è fatto in maniera leggermente diversa, in maniera da non farlo riconoscere immediatamente ai sistemi antivirus. E quindi questo fa sì che
questi sistemi facilmente possono andare ad attaccare quello che è il classico file system, e sul classico file system noi andiamo a trovare tutti quei documenti commerciali che in realtà sono estremamente importanti e vitali per l'azienda e che, se trattati in modo differente, sicuramente non possono non correre questi rischi. Passo la parola a Leni Guglielmi, che in realtà vi farà comprendere un po' meglio quali sono principalmente questi documenti commerciali e come questi possono essere gestiti all'interno di un sistema che vi consente ovviamente di accedere alle medesime informazioni, vi consente di avere un supporto strutturato per i processi commerciali che stanno dietro la gestione di questi documenti e vi consente altresì di salvaguardare quelli che sono i documenti stessi da questi rischi che vi ho appena ricordato. Buongiorno a tutti, sono Leni Guglielmi, Project Manager di RV System. Quello su cui oggi proprio vorremmo farvi riflettere è, siccome ci siano ancora tantissime informazioni, come diceva Davide, aziendalmente anche molto importanti, che vengono salvate su cartelle di file system o anche su semplici file di Excel. Vediamo adesso alcuni esempi di dati dell'area commerciale marketing. Ad esempio gli elenchi di aziende potenziali clienti, dove sappiamo ogni commerciale magari ha la propria gestione, quindi chi le tiene archiviate su file Excel, appunto, su contatti di Outlook. La lista dei contatti provenienti anche da fiere di settore. Lo scadenziario delle attività pianificate, quindi tutte le attività commerciali che vengono pianificate, che sono da fare diciamo nei prossimi giorni. I report delle visite effettuate. La documentazione necessaria per la richiesta dei rimborsi spesa, le opportunità di vendita, i documenti di offerte con tutta la documentazione relativo anche stato di avanzamento dalla redazione all'accettazione, alla chiusura e magari alla fatturazione, i contratti firmati, le schede e il materiale marketing, la corrispondenza ricevuta e inviata, e questa ovviamente laddove sia importante andarla ad archiviare perché magari vuole essere messa a disposizione anche dei colleghi dell'area e quindi non essere tenuta soltanto sulla propria casella di posta elettronica, e tutta la documentazione relativa agli eventi e alle campagne di marketing che vengono organizzate e anche i documenti con i grafici e le statistiche. Allo stesso modo ci sono molti esempi anche di dati tecnici e relativi all'area post vendita, ad esempio le schede tecniche di prodotto, la gestione delle richieste di assistenza, così come tutte le segnalazioni dei clienti, i reclami, resi non conformità, i dati e i documenti relativi alle commesse, la consuntivazione delle ore che vengono impiegate appunto su commesse o assistenze per i vari clienti, e lo scadenziario delle attività tecniche pianificate di controllo periodico. Ecco, quello appunto a cui spesso non si pensa, se non quando ormai è davvero troppo tardi, è che le informazioni archiviate in questo modo sono molto vulnerabili e soggette ad attacchi da parte di virus, come vi ha spiegato Davide in precedenza. Vediamo ora uno scenario di come queste informazioni possono essere organizzate e come diciamo rispondono agli attacchi di un CryptoLocker con More CRM. Vediamo l'esempio, viene sferrato appunto un attacco da parte di un CryptoLocker, l'utente non riconosce la minaccia e quindi il virus infetta il computer dell'utente e cerca di diffondersi a tutte le informazioni appunto a cui l'utente ha i permessi di accedere tramite file system. Visto che però le informazioni salvate con More CRM sono diciamo accessibili dall'utente soltanto tramite un'interfaccia, il virus viene bloccato e quindi i dati salvati sul server non vengono compromessi e la minaccia comunque attacca soltanto il PC dell'utente. Vediamo adesso alcuni vantaggi dell'utilizzo di una soluzione come More CRM rispetto all'archiviazione su un tradizionale file system. Principalmente anche un unico punto di accesso alle informazioni e una semplicità di ricerca delle stesse informazioni sono uno dei vantaggi principali. La definizione di un metodo di lavoro unico e aziendalmente condiviso, anche questo diventa molto semplice, avendo definito dove devono essere organizzate le informazioni, diventa anche molto più semplice ricercarle, non soltanto per chi realmente le ha salvate, ma anche per i colleghi.
Il salvataggio automatico del versioning dei documenti. Questa è un'ulteriore misura a tutela di un eventuale attacco di virus, perché nel caso appunto venga attaccato, venga criptato un file, sono comunque disponibili tutte le versioni precedenti e il sistema le salva in automatico. La possibilità di accesso ai dati anche quando non si è in azienda e anche tramite dispositivi mobile. La profilazione utenti che può arrivare fino alla definizione di permessi sul singolo documento, l'incremento della soddisfazione del cliente e una conseguente maggiore fidelizzazione, la riduzione di costi interni e i migliori tempi di risposta verso il cliente. Molto importante anche questo, si evitano errori umani legati alla cancellazione o al trascinamento involontario di file o cartelle, che su File System penso sia capitato più o meno a tutti. E poi, per concludere, protegge i dati da attacchi di virus. Ecco, adesso vediamo come possono essere gestite e salvaguardate appunto da attacchi di virus alcune di queste informazioni di cui abbiamo parlato utilizzando More CRM. Ovviamente per motivi di tempo non riusciremo a vederle tutte, quindi farò una rapida carrellata, poi se qualcuno di voi fosse interessato ad approfondimenti siamo ovviamente a disposizione per incontri mirati e individuali. More CRM è una suite composta da 4 moduli principali che vedete qui rappresentati graficamente. Un modulo base che comprende la gestione della parte anagrafica, potenziali clienti, contatti, la gestione dei documenti e delle attività commerciali e la gestione della documentazione relativa alle visite. Un modulo vendite che permette di gestire tutta la parte di documentazione e stato di avanzamento delle offerte e delle opportunità di vendita, una parte di archivio documenti, quindi gestione documentale, e una parte di reportistica e pianificazione delle attività. Poi abbiamo un modulo post vendita, nel quale possono essere archiviati i documenti e le informazioni relative ai contratti, la gestione delle richieste di assistenza e degli interventi tecnici, la consuntivazione delle ore e delle performance delle persone. E per concludere, un modulo marketing che permette anche qui di gestire tutta la parte documentale relativa agli eventi, oltre alla pianificazione di campagne di marketing multicanale, mirate ovviamente sfruttando tutta l'archiviazione fatta in precedenza a livello di anagrafiche, e quindi permettono di fare degli invii mirati in base ai reali interessi dei destinatari. Benissimo. Adesso per prima cosa, prima di iniziare la nostra demo, dobbiamo collegarci appunto all'applicazione. More CRM è un'applicazione web, pertanto basterà digitare l'indirizzo da un qualsiasi browser, sia se ci colleghiamo dall'interno della nostra azienda, sia se siamo all'esterno e anche tramite dispositivi mobile. Le credenziali che vengono richieste possono essere le stesse che abbiamo utilizzato alla mattina per collegarci al PC e in questo modo possiamo sfruttare un'autenticazione integrata, oppure possono essere una login manuale sfruttando il sistema di autenticazione presente in More CRM. In entrambi i casi, come potete già aver capito, abbiamo un'ulteriore protezione per l'accesso ai dati. Io adesso mi collego con l'utente per la demo. In base alla login, in base al profilo dell'utente collegato, possiamo accedere a una home page che può avere un'interfaccia diversa. In questo caso mi sono collegata con un profilo da direttore commerciale, pertanto avrò a disposizione una lista di attività commerciali in scadenza, quindi le attività, le cose che devo fare diciamo nei prossimi giorni, le attività che sono scadute. Posso avere a disposizione una sezione per vedere le aziende trascurate che non sto diciamo sentendo da un po' di tempo e una parte di gestione dei documenti, in questo caso sono i documenti specifici della direzione. Dal punto di vista della navigazione lo strumento è molto semplice, è presente una sezione menu dove attraverso la quale posso accedere a tutti i vari moduli e poi ci sono delle sezioni per la ricerca rapida delle informazioni. Quindi ad esempio se ho bisogno di cercare un cliente o un potenziale cliente mi basterà cominciare a digitare diciamo, la ragione sociale e il sistema mi propone tutte le informazioni, tutte le aziende che soddisfano, diciamo che iniziano per questa parola. Cliccando poi
avrò accesso immediato all'anagrafica dell'azienda con una visione a 360 gradi di tutte quelle che sono le attività che sono state fatte. Quindi qui diventa, come capirete, molto semplice anche per una persona che non conosce questo cliente andare magari a vedere che sono state fatte 11 attività, ci sono 10 offerte, e andare quindi ad avere una visione di questa, diciamo, di tutta la storia di questo cliente o potenziale cliente. Una cosa che sottolineo dal punto di vista, diciamo, dell'inserimento dei dati, magari se si è abituati ad archiviare queste informazioni su un file Excel, si può dire è più veloce inserire un'anagrafica nuova in un file Excel. Il sistema comunque mette a disposizione, diciamo, degli inserimenti molto rapidi, per cui se devo inserire una nuova azienda, la BC SRL che mi ha contattato, dovrò andare semplicemente a compilare alcune informazioni, sono quelle con gli asterisco, sono quelle obbligatorie, e possono essere ulteriormente, diciamo, semplificate e personalizzate. Quindi per registrare un'anagrafica diventa comunque molto semplice. Quindi, diciamo, anche se non viene inserito in un file Excel, comunque molto semplice. E allo stesso modo, se devo poi andare a registrare i contatti, quindi le persone con cui ho avuto rapporti con questa azienda perché devo poi preparare un'attività oppure devo registrare una telefonata o pianificare una visita, anche qui con questi tasti di inserimento posso andare ad inserire anagrafiche e quindi inserire informazioni in modo molto semplice. Inserisco il nome e il cognome. Ovviamente ci sono una serie di informazioni che non vi sto ad elencare, comunque ho la possibilità di gestire la mail, il telefono della persona, il cellulare, tutte quelle informazioni che ho a disposizione, e cliccando su conferma inserisco anche l'anagrafica. Sempre come navigazione diventa semplice e intuitivo spostarsi, diciamo, per tornare sull'azienda e da qui vedere appunto che viene popolata con le informazioni che le persone man mano inseriscono. Come vedete qui ci sono tutti i link ai vari moduli, in questo caso i contatori sono tutti a zero perché è un'azienda nuova per cui non ho ancora fatto nulla, e c'è una sezione documentale, quindi una sezione documenti strutturata, uguale e disponibile per tutte le anagrafiche, ma già filtrata appunto per l'azienda in questione, che mi permette di andare a pubblicare dei documenti in modo molto, anche qui molto semplice. La struttura è molto simile al file system, ma ovviamente le garanzie di protezione sono differenti. Facciamo alcuni esempi. Devo andare ad inserire una licenza, quindi un documento con la licenza firmata che mi è stata, diciamo, inviata dal cliente. Posso cliccare sul tasto sfoglia, andarla a recuperare dal file system, a questo punto da dove l'ho archiviata, da dove è salvata, e cliccando su archivio e salva, in questo modo ho già, diciamo, inserito il documento che non è più su file system e quindi appunto soggetto più vulnerabile per quanto riguarda l'attacco di virus, ma è già stato pubblicato sul server del CRM, quindi con tutte le protezioni che abbiamo descritto in precedenza. Il sistema mi consente anche di caricare dei documenti in modo massivo, quindi facciamo anche qui alcuni esempi. Devo caricare delle schede tecniche, le posso selezionare in modo multiplo, trascinare, quindi con la funzione proprio di drag and drop del mouse, e anche in questo caso, cliccando su archivi e salva, le informazioni sono già state diciamo mandate sul server e quindi più sicure. Poi a livello di gestione documentale c'è la possibilità di effettuare ricerche o ordinamenti su tutti i campi che vedete qui descritti. Adesso facciamo alcuni esempi di gestioni, ve ne farò vedere alcuni, poi come vi dico sono molto, molto simili le gestioni, molto intuitive. Se devo inserire, ho fatto una telefonata verso questo signorini Luca, quindi voglio registrare la telefonata o la telefonata che dovrò fare, quindi un'attività commerciale, anche qui vado sul tasto relativo e cliccando sul tasto più per l'inserimento ho la possibilità
di andare, anche qui in modo molto semplice, a gestire il fatto che devo fare o che ho fatto una telefonata. Quindi posso gestire delle date di scadenza, quindi pianificare attività per il futuro, sia per me, ma anche per, diciamo, cambiando l'incaricato, anche per assegnarle ad altri colleghi. Facciamo un esempio, mi devo fare questa telefonata entro domani, metto delle note per ricordarmi il motivo per cui devo fare questa telefonata, l'incaricato è il direttore commerciale, quindi l'utente con cui mi sono appena collegata, confermo e adesso se torno sulla home page, questa attività mi verrà mostrata tra le attività in scadenza, quindi le cose che devo fare nella giornata del 16 di settembre, perché me la sono, diciamo, organizzata in questo modo. Da qui, semplicemente cliccando appunto su questo scadenziario, che è dinamico e viene aggiornato in tempo reale, andrò a visualizzare il dettaglio, quindi per diciamo, chiudere l'attività e mettere le note di completamento con le informazioni che mi sembra importante andare a registrare. E poi posso chiudere l'attività confermando che è stata fatta e verrà appunto definito in che data è stata fatta e chi l'ha fatta. Anche qui facciamo un altro esempio, a fronte di questa telefonata mi è stato chiesto di andare a contattare, a visitare questo nuovo cliente. Quindi anche qui, cliccando sul tasto delle visite, posso andare a inserire una visita a fronte di questa attività commerciale, dove posso scrivere che facciamo il primo incontro. Quindi questo è un campo di testo, posso andare a classificare il motivo della visita, un incontro commerciale, anche qui il primo incontro. E vado a pianificare la visita nella data che abbiamo concordato, quindi il 21 settembre dalle 9 alle 10 e mezza andrò a conoscere questo cliente, aggiungendo altre informazioni, quali sono i partecipanti del cliente, se ci sono dei colleghi dell'area tecnica che magari accompagnano il commerciale, e quindi tutte le informazioni. Confermo. Anche qui, cioè, ovviamente in questo ambiente andrà poi popolato, tipo col feedback e quindi con quello che ci viene, che riteniamo anche qui importante andare a registrare a fronte della visita eseguita, e la possibilità di archiviare anche qui in modo molto semplice dei documenti relativi a questa visita. Non sto a farvela rivedere, comunque la pubblicazione è la medesima. Sempre proseguendo in un'ipotesi di iter commerciale, dopo una visita magari ci viene chiesto di preparare un'offerta, quindi cliccando sul tasto per l'inserimento dell'offerta andrò a inserire anche qui una nuova offerta con il prodotto che mi hanno chiesto, con un titolo. Vado a classificare anche qui l'offerta, i campi sono tutti assolutamente personalizzabili, quindi il quarter di chiusura, le aree di interesse, posso decidere quali informazioni devono essere obbligatorie e quali possono essere valorizzate. Confermo e tramite il modulo delle offerte del CRM posso andare proprio a preparare fisicamente il documento di offerta che dovrò inviare al cliente. Questo come vantaggio, quindi usando il tasto nuovo, scusate, questo come vantaggio ha anche proprio la possibilità di standardizzare documenti di offerta che vengono inviati al cliente, quindi possono essere preparati dei modelli per vari prodotti, in modo che ogni commerciale decide com'è il layout e come viene creata l'offerta, ma possono essere standardizzati. Facciamo un esempio, prendo l'offerta, possono essere appunto inseriti partendo anche da dei modelli, quindi posso generare dei documenti di offerta cliccando su un tasto di generazione automatica che prende il template che avete voi aziendalmente autorizzato e si preoccupa di sostituire alcuni campi, quindi prepara già lo spettabile col nome dell'azienda, le informazioni che sono disponibili, a chi deve essere inviato, l'oggetto e quindi prepara un po' la struttura di base di questo dell'offerta. Nel momento in cui vado a archiviare e salvare questo documento, come vi dicevo prima, il documento stesso è già stato pubblicato sul server del CRM e quindi non è più attaccabile
nel caso di si prenda un virus, si prenda un virus in questo momento. L'offerta è ancora aperta in fase di redazione, quindi come vedete è gestito anche un piccolo workflow di avanzamento, e posso andare comunque a modificare questo documento. Quindi cliccando sulla matita, il sistema cosa fa? Prende, chiama dal server, prende il file e lo salva in locale lato client. In questo modo tutti i colleghi sanno che è in fase di modifica da parte di un collega. Si può andare a modificare le informazioni, quindi ovviamente inserire i prezzi, fare tutte le varie considerazioni, fare le varie modifiche. Salvo il documento. C'è un dischetto per salvare. Nel momento stesso in cui adesso confermo il salvataggio di questo file, vi faccio notare che è stata incrementata la versione in modo automatico. Quindi ad ogni modifica, ne rifaccio un'altra così lo vediamo, ad ogni modifica di informazioni di qualsiasi tipo che vengono apportate al documento e vengono salvate, nel momento in cui clicco sul dischetto, in automatico il CRM ripubblica sul server questo documento aggiornato e mantiene tutto il versioning delle versioni precedenti. Quindi queste versioni saranno poi consultabili cliccando sul tastino più. Lenny, ti interrompo un attimo perché un partecipante ci chiede cosa succede se un utente viene infettato mentre ha aperto un file in modifica. Ok, perfetto, facciamo proprio l'esempio. L'unico momento in cui può essere preso effettivamente un virus, può essere infettato questo documento, è nel momento in cui clicco sulla matita e quindi sto lavorando lato client questo documento. E quindi facciamo un esempio. Allora, facciamo l'esempio, viene preso un virus, quindi ci mettiamo proprio qua, viene preso un virus e questo documento non è più leggibile e viene criptato. Facciamo una cosa così. Quindi questo documento non è più leggibile e viene preso il virus. Mettiamo anche l'ipotesi che questo documento venga salvato e quindi, diciamo, nonostante abbia preso il virus, venga ripubblicato sul server. Come vi dicevo prima, cliccando proprio sul tastino più, ho comunque la possibilità di vedere le versioni precedenti. Quindi l'ultima è probabilmente stata sicuramente stata compromessa, quindi se clicco sulla lente per visualizzarla non avrò più il mio documento con l'offerta, ma avrò quella col virus. Però ho sempre la possibilità di andare a consultare l'ultima versione disponibile e quindi, diciamo, sono comunque salvaguardati in questo modo. Spero di aver risposto alla domanda. Ok, quindi vista la parte di gestione appunto del documento di offerta, abbiamo anche un processo di avanzamento, quindi l'offerta una volta che è stata preparata, sono stati presi tutti, inseriti vari allegati, può essere inviata, anzi di solito viene inviata e la data di invio viene valorizzata in modo automatico dal sistema. E poi verrà ovviamente pianificata un'attività per non scordarsi di ricontattare il cliente prima della scadenza, dopodiché ci si augura che questa offerta venga accettata. Quindi anche qui, modificando lo stato dell'offerta da inviata ad accettata, viene valorizzata la data di accettazione e qui esiste anche un plugin che vorrei farvi vedere per la pubblicazione in modo automatico, ad esempio della mail ricevuta con l'accettazione del cliente. Quindi esiste un plugin di Outlook che va a inserire dei documenti direttamente nel CRM. La nostra offerta è la 9387, quella che abbiamo appena generato, quindi faccio partire un attimo Outlook. Ok, così facciamo un esempio. Ricevo la mail di accettazione di questa offerta. E poi sia dalla lista che dal dettaglio ho la possibilità di andarla ad archiviare scegliendo in quale modulo voglio andarla ad archiviare. In questo caso è un'accettazione, quindi è un'offerta, il documento che vado a caricare è di tipo accettazione offerta, e poi posso ricercare per offerta
9378, se non mi ricordo male. No, quindi cerchiamo l'ABC. L'ABC SRL, quindi era la 9387, chiedo scusa, e semplicemente cliccando sull'azione, diciamo, il sistema mi chiede conferma, verrà archiviata, gli dico di sì. Archiviazione completata, e in questo modo vi faccio vedere come la mail la troviamo con tipologia accettazione offerta, e la mail vedete qui, quindi mi permette di andare ad aprire e visualizzare direttamente l'accettazione. Ecco, vediamo, vi ho fatto alcuni esempi. Qua vediamo la mail, perfetto, è stata archiviata come mail. Quindi qui vi ho fatto semplicemente alcuni esempi di gestione. Se torno sulla home page, un'altra, diciamo, sezione che può essere... Scusami, Lenny, sì? Ti interrompo di nuovo perché c'è una domanda. Un partecipante ci chiede, plugin per il sistema di posta sono solo per Outlook o per altri sistemi client? Rispondo io a questa domanda. Attualmente il plugin è stato sviluppato per Outlook, esattamente dalla versione 2010 in poi. Quindi okay. In realtà farà 2010, 2013 e 2016. D'accordo, grazie. Ecco, un'altra sezione che, diciamo, può essere sfruttata proprio per sostituire e spostare quelle informazioni che solitamente vengono archiviate, come dicevamo, su file system e quindi più vulnerabili, può essere anche quella di sfruttare i documenti commerciali. Questa è sempre una sezione, quindi con un preview, come vedete, molto simile al file system, però non è legata allo specifico cliente, quindi mi permette di andare ad archiviare tutta quella documentazione, appunto materiale marketing o quant'altro, che deve essere disponibile, consultabile, in modo da avere la garanzia che si sta guardando l'ultima versione disponibile, ed essere appunto disponibile per tutti. Quindi, come vi dicevo, ho fatto alcuni esempi di processi gestiti in More CRM, e gli altri sono ovviamente molto simili, non sto a farveli vedere tutti. Vediamo, passiamo alle diciamo conclusioni. Abbiamo detto più volte, l'obiettivo del webinar di oggi era principalmente proprio quello di farvi riflettere su quante informazioni ancora sono ancora processate e archiviate su file system, nonostante sia noto da tempo che i documenti salvati in questo modo siano più facilmente soggetti da parte di attacchi di virus informatici. E questo, come vi ha spiegato benissimo Davide all'inizio, non perché l'IT diciamo, non si prodighi nel mettere in atto le più sofisticate misure di protezione, dall'antispam ai filtri sul traffico web e quant'altro, ma proprio perché la minaccia molto spesso arriva da un errore da parte dell'utente, sia in modo volontario che involontario. Qui ci sono alcune statistiche, come è molto evidente, dove il 34% degli attacchi ai documenti avviene da parte di dipendenti e un 29% da parte di ex collaboratori, quindi per un totale del 63%, che è comunque una percentuale molto alta, quindi ripeto, sia in modo volontario che involontario. E le informazioni che principalmente sono appunto soggette e quindi subiscono dei danni da questi attacchi sono le informazioni, vedete al primo posto, relative ai clienti. Quindi quello che sicuramente con More CRM si può fare è cercare di ridurre questa prima percentuale per evitare almeno l'attacco alle informazioni di tipo commerciale post vendita. Ok. Apriamo la sessione di domande e risposte, e ne è arrivata nel frattempo un'altra che vi leggo. Ma se i virus attaccano direttamente il server CRM? In realtà questo evento è abbastanza raro, in quanto, come abbiamo visto, la maggior parte delle cause di infezione da virus è legata a un'attività dell'utente. In realtà direttamente sul server CRM gli utenti non operano, perché operano attraverso il loro client, Internet Explorer piuttosto che Chrome, e quindi il server, diciamo che viene protetto dai classici antivirus, e non avendo nessun tipo di attività utente a bordo, è sicuramente una macchina molto meno attaccabile che il classico file system, a cui per ragione delle cose devo far
accedere agli utenti, altrimenti diciamo, non possono accedere al contenuto informativo all'interno dei server stessi. Per cui, essendo un server a cui gli utenti non accedono direttamente, è intrinsecamente molto più sicuro. Poi ovviamente devono essere applicate le stesse medesime sicurezze che vengono applicate per tutti i server. Ok, grazie. Allora, io per il momento non vedo altre domande, quindi ricordo a tutti i partecipanti che il webinar di oggi è stato registrato e sarà a giorni disponibile sul nostro canale YouTube. Tutti gli eventi in programma per i prossimi mesi sono reperibili al nostro sito www.revi.com, proprio alla sezione eventi. È arrivata un'altra domanda, e ne approfitto, ve la leggo. Il CRM si installa localmente? Sì, le modalità di utilizzo del CRM sono due sostanzialmente. Può essere utilizzato sul cloud, quindi con delle licenze SaaS, per cui uno paga soltanto per i mesi di utilizzo per gli utenti di cui ha bisogno, oppure con la classica licenza on-premise, e quindi in funzione degli utenti che servono verranno licenziati sulle proprie macchine e potrà utilizzare i server e i servizi di CRM direttamente nel proprio data center. D'accordo, grazie. Ricordo tutti i partecipanti quindi che riceveranno nei prossimi giorni una mail con un link alla registrazione del webinar di oggi. Io confermo che non ci sono altre domande, per cui ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio Davide e Lenny e auguro a tutti una buona giornata. Buona giornata.